Ti spiego, è ideale, no? Ognuno di noi ha un modo di accedere dentro un'area. Cioè, però c'è una tecnica, che se io accedo così, guarda, se io accedo in questo modo, sì, non vado da nessuna parte. Okay. Perché c'ho un tessuto di 3 metri avanti e niente qui, quindi rimango così. Sì. Quindi, diciamo, ci vuole anche nel sedersi e manare, ci vuole anche la tecnica. Sì, certo, no. Come la tessuto nelle ali e poi ci si entra dentro. Ok. Allora, vediamo su un attimo così. Allora, un modo è inserisco il ginocchio dentro, entro di pancia e poi in giro. Entro con la pancia e poi in giro. Questo è per chi vuole controllare tutta la situazione. Sì. Cioè devo vedere cosa è tutto lato. Sì. Ed è estremamente scomodo come sistema, no? Però se io voglio controllare, certo, faccio questo. Se no, prendo metà del tessuto, mi siedo e corro lungo. Con i piedi. Così devo ricordare. Mi siedo. Ok. È così, lo vedi che io vengo, certo, no? L'obiettivo è che la testa non abbia mai tantissimo tessuto, perché se ho tanto tessuto può succedere che vanno gli occhi, capito? Sì. Questa parte qui potrebbe andare negli occhi, questa qui, guarda questa, è troppo lunga, è troppo lunga, va negli occhi, la cosa giusta, diciamo. Poi l'altro sistema è quello di mettere i piedi dentro. Entrare dentro, come? Entrare, sì, dentro lì, con il piede dritto, entro con il piede dritto, poi mi addomestico, lo scendo, sì, e poi piano piano mi metto di bianco fino ad arrivare. Alle 6:30 devo fare lezione. Ah, ok. Alle 6:30.